Ciao LegoFan, benvenuti a tutti. Oggi un video un po' particolare, è iniziato da poco il 2018, sono in attesa dei nuovi set Lego City di quest'anno. Volevo farvi dare un'occhiata un po' a tutti i set già recensiti sul canale, usciti invece nel 2017, l'anno appena concluso. Sono tutti set, come vi ho detto, facenti parte della grande categoria Lego City, che è sicuramente la più venduta a livello mondiale, quella più amata da grandi e piccini. I set usciti nel 2017, che fanno parte della così categoria principale Lego City e non ad esempio i set Lego City Giungla o Lego City Guardia Costiera, sono tutti qua. Oddio, a dire il vero ne manca uno e a voler essere sofisticati due. I set che mancano ve li faccio subito vedere, devo ancora acquistarli. Il motivo per cui non sono presenti in questo video di riepilogo, diciamo così, dei set Lego City del 2017 è perché erano un po' costosi, e oddio, non più costosi di quelli presenti in video, però volevo acquistarli ad un prezzo inferiore rispetto a quello classico indicato, diciamo così, dalla Lego. Ok, i set sono in ordine di uscita. Il trasportatore di Dragster 60151, fatemi sapere se poi volete vederlo, mi fa piacere vederlo recensito sul canale, io credo che lo acquisterò. E poi quello più dispendioso di tutti è il Terminal Merci, il 60169, che è davvero un bel set, prenderò sicuramente, però ad un prezzo possibilmente scontato. Ecco, quello magari è la cosa che a cui tengo in particolar modo. Vorrei recuperarlo ad un prezzo inferiore rispetto a quello indicato, diciamo così, consigliato dalla Lego. Poi a questo va aggiunto quello lì che vedete ancora in scatolato, non l'ho ancora aperto, ed è il terminal degli autobus, anche quello molto molto interessante e pieno di pezzi particolari, e comunque proprio il tema è interessante. Gli altri invece li vedete tutti quanti qui in video, sono tutti i set già recensiti sul canale, e abbiamo ve li faccio magari vedere in particolare, poi ovviamente per ogni recensione vi lascio poi il link in descrizione. Allora, è presente il 60144, che è l'aereo da competizione. Vi posso già dire che sul canale trovate due recensioni di due diversi aerei, questo da competizione e l'aereo degli stunt, che è simile a questo qua uscito qualche anno fa, e quest'anno nel 2018 è previsto un altro aereo del genere. Poi abbiamo il 60145, il buggy, è davvero bellissimo, con alcuni pezzi, se vogliamo così, anche particolare in design, è molto molto simpatico. Guardate che bello che è. C'è una nuova ditta, la U-Trans Trailers, e sono bellissimi questi pezzi con la scritta Light e gli occhi stampati. Ok, anche questo qua molto interessante. Continuando abbiamo poi il 60146, che è il veicolo acrobatico, o sarebbe meglio dire un Monster Truck che ne sono usciti diversi nel corso degli anni. Io ve li ho portati praticamente tutti quelli usciti, parliamo sempre della linea Lego City, e anche quest'anno ne è previsto uno che è fantastico, molto più grande di quelli presentati finora dalla Lego. Bello, 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 anche il costo è maggiore. Questo viene 10 euro, l'altro invece è portato a 20 euro. Va bene, lo acquisterò di sicuro anche quello. Poi ancora, continuando, abbiamo il peschereccio, il 60147, che è davvero fantastico. Lo potete vedere qui. È presente anche un piccolo squalo, è presente un peschereccio, insomma il nome è tutto un programma fantastico, davvero davvero bellissimo. È diciamo sì, una delle anche mie prime, nonostante sono un collezionista da tanti anni, una delle mie prime imbarcazioni,
di questo tipo. Non le ho mai acquistate nel corso degli anni, quindi non vedevo l'ora di recuperarla. L'ho fatto e sono rimasto particolarmente soddisfatto. Poi andando avanti abbiamo il 60-148, il team da corsa. E questo qua è uno dei miei set preferiti del 2017. Ve lo faccio vedere più in dettaglio se riesco. Eccolo qui. Assolutamente fantastico. Bellissimi pure i due piccoli 4x4 o ATV, che dir si voglia. Anche questo qua è un bellissimo set, ragazzi, ve lo consiglio. Se riuscite a trovarlo, oddio, ogni singolo set credo che riuscite a trovarlo a prezzi scontati su Amazon. Alcuni sono già fuori produzione e quindi magari il prezzo potrebbe aumentare un poco, o sono comunque momentaneamente terminati sul sito Lego. In quel caso magari tendono ad aumentare un po' i prezzi. Attenzione, acquistatelo o al prezzo riportato dal Lego ufficiale o a un prezzo inferiore. Un prezzo superiore deve essere proprio un set, secondo me, che desiderate tantissimo, che vi piace particolarmente, quindi in quel caso là vi conviene spendere qualcosina in più. Ok, continuiamo con la visione dei vecchi set. Abbiamo il PK 4x4 con catamarano, il 60-149, quello proprio immediatamente a fianco al team da corsa. Eccolo qui, la particolarità di questo set è proprio la presenza del catamarano. Eccolo qui, bellissimo il 4x4, ricorda una Range Rover. E questo poi è il catamarano, ve lo faccio vedere magari più in particolare, il solo catamarano, eccolo qua, fantastico, con questa vela che può essere ovviamente orientata e può anche essere tolta e poggiata o da un lato o dall'altro, che sono queste due clip, quando viene poi riposta sul trailer. Io, per farvela vedere al meglio, l'ho aperta. Ok, anche per questo set. Poi per la recensione completa vi rimando poi singolo video della singola recensione. Ora così è solo per farvi vedere un po' tutti i set acquistati da me del 2017 della linea Lego City. Andando avanti, il set credo più bello, a mio parere, uscito per questa linea quest'anno è il 60-150, il furgone delle pizze. Ecco qui. Proprio per la particolarità e l'unicità del tema del set, di sicuro il mio preferito. Eccolo qui, fantastico, davvero davvero bello, sia nella colorazione sia nel design. City Pizza, bellissimo. Oh, insieme con questo poi era presente anche una fantastica Vespa di colore rosso e poi un piccolo angolino dove poter mangiare le pizze. Ok, un set, come dicevo, fantastico e non solo, il mio preferito proprio di quest'anno della linea Lego City. Eccolo qui. Ok, oltre questo qui andiamo avanti ed è presente il 60-151, che ho detto è quello che mi manca, e poi abbiamo il 60-152, che è la spazzatrice e l'escavatore, uno degli ultimi recensito sul canale, uno degli ultimi acquistati e uno degli ultimi recensiti proprio sul canale. Un altro bellissimo set acquistato di recente, anche di questo trovate la recensione sul canale. Eccolo qui. Ok, e poi come dicevo mancano quindi il 60-151 e manca il 60-154, che è quello appunto che ancora non è stato aperto. Ok ragazzi, per questo video è tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate, qual è il vostro set preferito. Lasciate quindi commenti e like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Buona costruzione a tutti e al prossimo video.